la difesa di Treviglio che recupera ancora un rimbalzo. Ancora con Mattia Palumbo. Gli Sharks sono una squadra che dove i ruoli e le differenze di ruolo sono veramente banali da fare, perché sono davvero alti uguali, è un po' la loro forza, mentre Borra segna con una parata. Arriva il blocco di Borra dopo l'arresto del palleggio di Roberts. Palumbo riceve da Nikolic, 8 secondi per chiudere questo attacco. Palumbo vorrebbe Nikolic, invece va alla linea di fondo, si va a chiudere in un cul-de-sac. Rimangono tre figlio che ha un punto di margine, 20-19. La rimessa di Palumbo per Borra che va al tiro immediato, corto, ma c'è il rimbalzo di Palumbo anche in attacco, che si prende una, direi un fallo evidente, anche se in volo. E Palumbo fa il resto, e tra l'altro Sherrod che commette un fallo è sempre una buona notizia, naturalmente per Treviglio. Nikolic prova ad attaccare, pallone sotto per Borra che non ha proprio visto il passaggio. Dall'altra parte un'altra palla con D'Arcangeli che ha già provveduto a chiamare il minuto di sospensione. Reati va da Nikolic che non riesce a caricare la tripla e addirittura perde palla, rischia quasi di commettere fallo proprio su Rodriguez che va ad un arresto e tiro. Così male la difesa di Treviglio, perché l'uno contro uno del compagno di Achille in realtà secondo me è gradito, infatti il tiro non era venuto fuori un granché. Qua rimbalzo d'attacco, ci può stare prendere quel canestro da Achille, dall'altra parte invece fondamentale. E praticamente poi è sceso dal suo salto e invece è riuscito a galleggiare ancora Rodriguez, dall'altra parte è un piccolo contatto. Treviglio ovviamente cerca anche Caroti, che adesso però rimette il ritmo Nikolic per la tripla. Borra, 2 per la Cimorosi. Borra, Caroti prova ad attaccare Iannelli. Nikolic che ha cercato la doppia tripla in giro di poco. Poi Borra, vada Reati velocemente su Roberts che alza la parabola sul ferro, rimbalzo però controllato da Reati con l'aiuto del tagliafuori di Borra che ha costretto al ospite, e quindi sono andate in esaurimento di bonus tutte e due le contendenti proprio a metà di questa seconda frazione. Adesso Roberts difeso molto alto, gioca per Borra senza riuscire ad ottenere la miglior. Palumbo recuperando questo rimbalzo difensivo, visto che neanche rilevato il posto in campo. Caroti prova ad attaccare Iannelli, in due su di lui, servito Nikolic, c'è spazio sotto per Borra che non può sbagliare, affondando la bima. Personali, finora un solo rimbalzo con Roseto che è a 28, due punti in meno rispetto a Treviglio. Reati prova a ricacciarla a meno 5, ma la tripla finisce. Anche la densità che c'è nell'area, la Remer deve trovare il modo di riempire quell'area contro Sherrod, perché non c'è niente da fare. In più, anche guardando non solo le caratteristiche, qui il canestro è convalidato di Roseto, le abbiamo già descritte, ma proprio Michele Nikolic verso Caroti. Treviglio adesso l'ultimo pallone, 6 secondi, 5. Caroti prova ad andare ad attaccare, scarica per Reati allo scadere dei 24 sul ferro, la tripla che poteva dare il più 3, ma è una partita controllata da Borra, tra l'altro uno ancora dei pochi rimbalzi per il numero di Treviglio, quinto rimbalzo per lui. Nikolic ha servito da uno straordinario Palumbo, 17 di Nikolic. Non a caso Pieri ci ha provato a aprire il fuoco dall'arco, perché avrebbe bisogno di un paio di soluzioni da lontano. Roseto è ovviamente non trovando l'energia della Remer, si moltiplica. La Remer Treviglio ancora con in cabina di regia uno straordinario Mattia Palumbo. Nikolic la finta e poi va fuori per Roberts che carica la tripla, sbaglia ma c'è il rimbalzo.